Vai, pronti? Eccoci qua, Quinto Stato. Siamo pronti? Abbiamo con noi Roberto Ciccarelli e Marcello Anselmo per parlare di Quinto Stato, delle lotte dei lavoratori del mondo della cultura sul lavoro immateriale. Io chiederei innanzitutto a Roberto di dirci che cosa vuol dire Quinto Stato, perché questa definizione e da che cosa è partita. Quinto Stato sono almeno 7 milioni di persone che vivono e lavorano al di fuori del patto sociale vigente in questo paese che garantisce quasi esclusivamente i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. 7 milioni di persone che lavorano con contratti di collaborazione, con partita IVA, ritenuta da conto, tutte le forme, le molteplici forme di prestazione di lavoro che sono cresciute in maniera selvaggia e non regolamentata negli ultimi 20 anni in questo paese. Quinto Stato è una condizione di apolidia di massa in patria dei nativi, di chi è nato in Italia, ma anche di extraterritorialità in uno Stato per quanto riguarda i migranti. Sono la somma di tutte queste persone, costituisce e costituirà sempre di più la maggioranza della forza lavoro attiva in Italia da qui al 2020, quando l'Italia uscirà da una crisi che si preannuncia molto lunga e dolorosa, ma avverrà questa uscita senza la crescita significativa di occupazione di tipo stabile, il che vuol dire che l'essere freelance, precario, lavoratore intermittente costituirà la condizione lavorativa ed esistenziale prevalente da qui a pochi anni. Qual è il valore politico della definizione Quinto Stato e in che modo questa riflessione ha a che fare con le lotte che in qualche modo gli operatori della cultura, ormai l'esperienza del Valle da circa un anno che si è consolidata, nasce quella di Napoli, c'è Milano, in che modo questa analisi del Quinto Stato si allaccia con le lotte attuali dei lavoratori della cultura? Lavoratori dell'arte, dello spettacolo, della cultura che da un anno si sono riconosciuti nel Teatro Valle e che, come qui a Napoli, da poco a Milano con il progetto Macao, si stanno affermando attraverso pratiche di azioni dirette, di occupazione, di luoghi che vogliono trasformare in spazi polifunzionali al servizio delle nuove professioni, della nuova cittadinanza, della nuova economia. Rappresentano la punta più avanzata del lavoro indipendente in Italia che si sta auto-organizzando su alcune proposte semplici: la riscoperta del nuovo mutualismo di tipo assistenziale, sociale e produttivo e la gestione di spazi e di tempi di vita di produzione secondo l'idea di autogoverno e per i beni comuni, restituire. Così come si restituiscono teatri, luoghi come l'asilo Filangieri alla cittadinanza, così si formula la speranza e la pratica di un nuovo patto sociale finalmente universalistico e aperto a tutte le forme di partecipazione alla cittadinanza in questo paese. Io chiederei a Marcello, io non li ho presentati, Roberto Ciccarelli è tra l'altro autore di Fuga dei cervelli, Marcello Furia dei Anselmo, cervelli. Lapsus scusami, è significativo. vero, hai ragione, mentre Marcello è un autore, un giornalista, grande esperienza anche la trasmissione radiofonica di cui è autore e collaboratore. Io volevo chiedere a Marcello, non c'è un eccessivo ottimismo su queste lotte? Siamo noi che immaginiamo che le lotte del Valle, di Macao, del Filangieri siano effettivamente lotte più avanzate, che segnano la strada anche a quelli che non sono i lavoratori del mondo della cultura, o è semplicemente che queste lotte sanno raccontarsi, perché sono fatte da persone che sanno in qualche modo utilizzare i mezzi di comunicazione, sanno, diciamo, creare anche un immaginario, o c'è effettivamente in queste lotte qualcosa che segna un punto più avanzato rispetto anche a altro tipo di vertenze? Ma io credo che forse la risposta sia in un punto medio, ovvero sia noi da un anno a questa parte, ma anche precedentemente all'occupazione del Teatro Valle, mi rifaccio per esempio all'esperienza del Cinema Palazzo di Roma, e via dicendo, siamo di fronte ad un fatto di tipo nuovo, che è quello lì di avere dei lavoratori che sviluppano delle pratiche di aggregazione, di organizzazione che era circa un decennio, anche di più, che non si vedevano in Italia. Noi sappiamo che spesso e volentieri i movimenti hanno avuto un'avanguardia di carattere studentesco, quindi molto radicata all'università,
però che da un lato ha una sua valenza, una sua positività, perché è quelle che una volta venivano chiamate le classi dirigenti del futuro, adesso possiamo dire che sono le classi lavoratrici che escono del futuro, che escono, se escono dall'università. Questo tipo di movimento invece vede l'aggregazione, l'aggregarsi di gente che sostanzialmente è anche molto legata alla produzione di reddito, quindi proprio lavoratori, che mettono in maniera abbastanza specifica e importante il proprio quotidiano, la propria vita nelle lotte che fanno. Per cui mi collego a quanto diceva Roberto precedentemente, ovvero sia che ci sia stato un impulso molto significativo dell'inizio di una serie di pratiche che andassero a influire sullo scenario politico del paese a partire dai lavoratori dello spettacolo. Questo stimolo è stato raccolto però in senso molto più generale da tutti coloro che sostanzialmente sono alla base della produzione immateriale, quella cosiddetta produzione che non coinvolge esclusivamente i lavoratori della cultura. Io penso anche per esempio ai precari della pubblica amministrazione, a lavori anche esecutivi. C'era uno slogan che tempo fa recitava, che pochi mesi fa quando abbiamo preso possesso di questo posto recitava, è vero che è un lavoro che ci piace ma non vogliamo essere pagati in bellezza. Quindi il problema è che oggi come oggi in Italia tutta una fascia di migliaia di persone che lavorano con sistemi abbastanza astrusi, se non come si dice comunemente atipici, cercano di aggregarsi per dar vita non solo ad una forma di rappresentanza, perché io credo che, quanto è stato detto anche prima, il quinto stato è sostanzialmente un'allegoria che fa sì che oltre alla rappresentanza metta in atto anche una serie di pratiche capaci di dare un senso diverso anche a forme di produzione, di quelle autoproduzioni che se precedentemente rappresentavano una nicchia, una strada possibile, oggi e invece rappresentano la base di quel mutualismo di cui abbiamo bisogno, di quel concetto di lavoro di prossimità che in inglese altrimenti suona come co-working, di mettere in un aspetto comunitario anche di affinità tutta una serie di un capitale che non è monetario, perché tutto ciò che abbiamo sono le competenze, sono il tempo, sono la disponibilità e non abbiamo risorse finanziarie, credo nessuno. Io chiederei a Roberto adesso, su Macao ci saranno dopo degli approfondimenti anche sulle ultime cose, vorrei chiederti a questo punto però com'è possibile fare sintesi delle lotte, delle esperienze che fino a qui sono state condotte e che tipo di prospettiva danno queste lotte? Considerato che non siamo in uno schema classico di interlocuzione con i partiti, non siamo in uno schema classico di interlocuzione con chi detiene il potere, in qualche modo, diciamo, qual è poi la prospettiva che le occupazioni e questi nuovi luoghi di produzione del sapere determinano? Come disse una volta un filosofo a me molto caro, Gilles Deleuze, non si tratta di mettere un punto ma di tracciare una linea e di seguirla questa linea. Queste forme di pratica diretta, di gestione innovativa di luoghi come l'Asilo Filangero o il Teatro Valle di Roma significano almeno due cose. Un rapporto completamente diverso con le autorità comunali, ma in generale la pubblica amministrazione. Una delle fondamentali richieste, rivendicazioni di questi movimenti è trasparenza nell'erogazione, nella gestione dei fondi pubblici destinati alla cultura, ma non solo, ormai alla gestione complessiva del welfare e autogoverno da parte di chi lavora e della cittadinanza uniti di luoghi, spazi e tempi dedicati sia al lavoro che alla redistribuzione delle risorse e del welfare. La tendenza è proprio questa. Quando tanto più questo sistema politico-sindacale oscuro, oligarchico, escludente, tanto più queste mobilitazioni che rappresentano, ripeto, la punta più avanzata che prepara una cittadinanza riflessiva e più consapevole, insisteranno su questi punti. È un buon momento e bisogna investire e credere in questa tendenza. Scusate un attimo, abbiamo al telefono il Teatro Valle, Hussein del Teatro Valle, e sono insieme all'Arsenale di Palermo e sono su a Roma. Si può verificare, ci siete? Sì, Hussein, ci siamo. Ecco, ci siamo. Qui
Ti passo subito Roberto Ciccarelli, Dario Dall'Aquila che sono in studio. D'accordo. Un saluto da Napoli. Noi stiamo ragionando sul bilancio, sulle esperienze, forse se ci raccontate la vostra è interessante in questo momento. Forse non sei riuscito. Allora, scusa. Pronto? Allora, sì. Forse non sei riuscito a sentire Dario. Se ci raccontate la vostra esperienza lì dal Valle, so che siete insieme all'Arsenale, ci raccontate un po' della vostra esperienza. Allora, sì, cioè con me appunto Carlo Natoli della Federazione Nazionale Siciliana. E, dunque, la nostra esperienza qui al Valle, insomma, è un'esperienza che fa capire come nel giro di un anno siamo riusciti a mettere sul campo tanti e tali di quelle esperienze, cognizioni, saperi e connessioni possibili che hanno creato in qualche modo, anche laddove ancora il lavoro è fortemente caratterizzato da un volontariato, delle possibilità che a questo punto cominciamo anche ad esaminare come delle potenzialità economiche che vogliamo assolutamente mettere a frutto, che riguardano fondamentalmente anche la capacità che ha tutte queste esperienze che si stanno contagiando in Italia di produrre un'economia diversa, un'economia basata fondamentalmente sulla sostenibilità, un'economia che prende in considerazione l'individuo e la sua disponibilità temporale nel lavoro e la sua formazione. E poi la cosa forse che più ci sta così piacevolmente colpendo è proprio questa insospettata capacità di mettere in connessione le diverse realtà scambiandoci continuamente saperi, competenze, costruzioni comuni, e questo porta, come dire, a una velocità di apprendimento impensabile per qualsiasi economia, cioè laddove la necessità e laddove le lotte si portano appunto a una determinazione di soggettività dentro il lavoro, questo fa sì che queste soggettività apprendano molto velocemente tutto quello che necessita per portare avanti la lotta e quindi diventano nell'immediato, nel giro di pochissimi mesi, dei grandissimi esperti sui diversi settori, che vanno dalla comunicazione alla tecnica o all'organizzazione eccetera, e questo ci fa capire che in realtà tutto il sistema sulla quale era stata costruita gli ultimi 20 anni, per esempio il sistema dell'introduzione al mondo del lavoro, che poi alla fine creava dei disoccupati e della gente disappetente, poco invogliata eccetera, in realtà è completamente falsato e completamente errato nell'impostazione. E noi stiamo analizzando proprio perché questa felicità invece di ritrovarsi, no? Anche sul lavoro, di ricominciare a condividere i saperi, questa è la cosa fondamentale che ci è stata negata in questi anni, la condivisione profonda dei saperi attraverso un'esperienza che passa necessariamente con i soggetti che sono coinvolti e non con come dire, quelle famose società di servizio, società di formazione, cioè quelle cose anonime che hanno caratterizzato il mondo del lavoro in questi anni. Ora ti passo Carlo che farà una sua riflessione dall'Arsenale, dalla Sicilia, ma insomma abbiamo discusso molto insieme durante questa settimana ed è stato anche bello confrontarsi proprio su queste similitudini che abbiamo trovato a distanza. Grazie Hussein. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao, saluti al Valle, saluti a tutti.